Forum HR 2015 ha lanciato la proposta di una commissione di approfondimento congiunta con ABI sulle ricadute delle nuove tecnologie in banca. Con quali obiettivi? Con l'obiettivo di prevenire un argomento che, se non gestito politicamente in maniera corretta, potrebbe creare un numero importante di esuberi che noi assolutamente vogliamo scongiurare, con l'obiettivo soprattutto di codificare a livello di contratto nazionale, tramite il lavoro di questa commissione, tutta una serie di nuovi profili professionali. La professionalità e la specializzazione deve essere pagata ed è chiaro che in questo contesto tutto quello che viene rispetto alla banca online, insomma, l'ABI lo deve riconoscere sotto il profilo politico e sotto il profilo contrattuale. Come sta andando la consultazione sull'accordo di contratto nazionale? Allora, intanto voglio rimarcare il fatto che il contratto sta andando benissimo, stiamo quasi terminando le assemblee, saranno circa 1600 le assemblee che in parte sono già state svolte in tutta Italia. Al termine di queste 1600 assemblee avremo probabilmente un'adesione altissima, forse la più alta nella storia dei rinnovi dei contratti nazionali, abbiamo il 97% di adesione. E questo significa che i lavoratori hanno riconosciuto che abbiamo lavorato bene in un contesto difficile, perché non c'era soltanto la crisi economica, ma c'era anche un riposizionamento competitivo del sistema bancario che andava in qualche modo appunto considerato. Ma nel contratto ci sono tutti gli strumenti adatti per affrontare le sfide che attendono le banche? Ci sono in parte, perché possiamo gestire attraverso le previsioni del contratto nazionale, come abbiamo fatto fino adesso, le fusioni. Ma siccome le fusioni non è più sufficiente gestire attraverso i piani industriali le fusioni, noi prevediamo che di 15 gruppi bancari almeno la metà nei prossimi 2 anni spariranno. Ecco, noi vorremmo utilizzare il contratto nazionale, ma utilizzare anche uno strumento innovativo come potrebbe essere quello di una condivisione della banca online per cercare di creare nuova occupazione e soprattutto per cercare di contrattualizzare le nuove figure professionali. Quindi se la domanda è: il contratto può gestire le ricadute, per l'attuale contratto può gestire le ricadute professionali? Le dico no, non è sufficiente. Giudica un buon risultato l'accordo raggiunto sul contratto? Abbiamo un contratto nazionale che dà stabilità al settore, soprattutto abbiamo un contratto nazionale che ha lasciato in piedi tutta la parte normativa, che in questo contesto sociale così delicato è forse l'aspetto più importante. Nelle trattative ha avuto come controparte Alessandro Profumo, che sta per lasciare. Le mancherà? Profumo, lo dicevo prima, si è comportato in maniera estremamente corretta, è stata una persona leale. Ci mancherà, non mancherà tanto a me a livello personale, con il quale comunque ho un ottimo rapporto con Profumo, mancherà al settore perché è un banchiere vecchio stampo, i veri banchieri ci sono sempre di meno e quindi un grande professionista come lui che ha gestito Unicredit e poi il Monte dei Paschi mancherà sicuramente all'intero sistema.